Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Basco, quindi questa volta niente discount, ma semplicemente un supermercato, diciamo classico, tradizionale, insomma non un discount, semplicemente alla Basco. E quindi vi volevo far vedere la mia spesa, perché io comunque vado spesso nei supermercati, diciamo non discount, semplicemente perché sono molto più vicini a casa mia e quindi mi riesce più facile. Direi di partire subito con le cose che poi vanno riposte in frigorifero. Partiamo subito con questa confezione di sovraccosce di pollo. Questo è buonissimo. Io lo cucino alle erbe aromatiche. Ho fatto anche sul canale il tutorial, se vi interessa ve lo lascio nelle schede. Lo cucino in quel modo ed è veramente buono. Poi ho preso una confezione di patate surgelate da forno, queste qui taglio rustico. Queste sono tagliate in un modo un po' più irregolare, nel senso che non sono i classici bastoncini di patate, ma sono tagliate in modo diciamo un po' meno preciso, sono più piatte, più larghe e io le preferisco, mi piacciono molto di più, sono queste. Poi ho preso una classica confezione di piselli finissimi della marca Primia, che è la marca della Basco. Questi sono buoni, vanno benissimo come accompagnamento al pesce, ad esempio, alla carne, insomma, li uso abbastanza spesso. Poi un filetto di nasello surgelato, eccolo qua. Questo devo dire che è buono, lo cucino abbastanza spesso e mi trovo bene. Poi ho preso dei budini, in realtà dei crème caramel, questi qua, di questa marca, che è la marca Milk, che è una, diciamo, una marca che si trova anche nei discount, però io la trovo anche da Basco, questi qua confezionati in questo modo. Poi ho preso un prodotto che davano come novità, che è un passato di verdure, sempre della Primia. Sicuramente il passato di verdure non è una novità, almeno non per me, però probabilmente lo è per la Primia, forse non l'avevano fatto di questa marca. Comunque lo voglio assaggiare perché sono prodotti che di solito mi piacciono, è una marca supermercato ma che non mi dispiace affatto. Poi questo ve lo faccio vedere in questo modo perché è un problema tirarlo fuori perché è pesce fresco e si tratta di filetti di trota. Non riesco a farvelo vedere meglio di così perché c'è il rischio che mi cada tutto, quindi è meglio evitare. Sono comunque filetti di trota salmonata che io mangio spesso e volentieri. Poi la mia preferita che è la marmellata di lamponi della marca Primia, eccola qua. Questa è marmellata classica con lo zucchero, quindi non ha niente di particolare, però è veramente buonissima. Quella di Lamponi è la mia preferita, mi piace praticamente di tutte le marche e questa volta ho preso quella di Basco. Poi un prodotto che per noi genovesi è insostituibile, ossia la focaccia. Ho preso una confezione di focaccia che mangeremo domani mattina a colazione. Ho preso questo prodotto biologico che sono delle fettine di mela disidratate con la buccia. Quindi hanno un po' la consistenza delle patatine San Carlo perché me le fanno venire in mente, però in realtà sono mele, quindi è una cosa molto più sana che comunque va benissimo come spuntino. Vi toglie proprio la voglia di mangiare qualche cosa, magari fuori pasto, e vi fa mantenere comunque un'alimentazione sana, perché sicuramente rispetto alle patatine San Carlo è molto meglio sgranocchiare delle mele seduti sul divano davanti alla TV. Io televisione non ne guardo, però insomma, comunque ci siamo capiti e credo che sia un prodotto assolutamente da provare. Poi ho preso due confezioni di lievito madre essiccato della marca Molino Rossetto. Eccolo qua, io mi trovo benissimo con questa tipologia di lievito. Mi trovo bene perché essendo essiccato potete utilizzarlo senza tutta quella lavorazione che richiede il lievito madre classico. Io non sono proprio in grado di accudire il lievito madre, quindi è una preparazione troppo complicata per quelle che sono le mie caratteristiche di personalità e quindi ripiego su questo, con il quale comunque mi trovo benissimo. Poi ho preso tre confezioni di latte scremato, ve ne faccio vedere una sola, però ne ho prese tre. Poi una confezione di classici fiocchi d'avena della Kellogg's, perché queste sono cose che comunque in casa mia non possono mancare.
poi una confezione da 2 kg di mele rosse, poi ho preso una miscela di legumi e cereali che qui chiamano minestrone del fattore e credo che mi piacerà perché mi piacciono sempre moltissimo le miscele di legumi, di cereali, queste cose qua, e questo volevo provarlo, non l'ho mai preso la prima volta ma credo comunque che mi piacerà. Poi una confezione da 1 chilo di farina integrale Primia, questa volta l'ho presa appositamente della Primia perché tra tutte le farine integrali esistenti sul mercato questa è quella che io preferisco, quindi vado sempre a prendere questa, anche se ne ho provate altre tipologie, ma devo dire che quella mi piace molto. Poi una confezione di pasta integrale per minestrone, questi qui, questi ditali classici integrali. Poi una confezione di guanti usa e getta senza polvere, questi sono quelli che io utilizzo per fare le pulizie solitamente. Come ultimo prodotto ho preso queste barrette mandorle e cioccolato della Kellogg's, queste sono buonissime. Devo dire che io magari mezza, perché una intera sarebbe troppa, però mezza barretta mi è già capitato di mangiarla al posto del dolce, quindi magari dopo pranzo o dopo cena prendo una barretta di queste, ne spezzo un pezzettino e mi toglie la voglia di dolce, è consigliatissima. E poi una cosa magari più sana del classico dolce con la crema, quello sicuramente. Bene, questa è tutta la mia spesa da Basco, fatemi sapere nei commenti se anche voi andate a fare la spesa lì, io devo dire che mi trovo benissimo sia come spesa diciamo fisica nel negozio sia come spesa online, quindi è veramente un supermercato che mi piace. Vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.